Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanheim, vero? Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir, fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Scusa, dobbiamo andare. Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Visto? La barca è arriva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio, e lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire? Potrei diventare un animale? Se puoi diventare
Un animale? No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. Mi hai compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur! Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima. Ho visto Baldur per la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Kim, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. È chiaro che il matrimonio con Odino non durò. Ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di quanto Freya temesse. Ma la magia di Odino era più debole. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgard? La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spada. In questo mondo non le restava altro che isolarsi. Povera Freya, nei suoi panni ti sputerei in faccia anch'io. Già, farei lo stesso. Proviamoci ancora, senza interruzioni. Ricominciamo. Pronto? Leggi.
Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. È quella la risposta? Dice te. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Vai. Yert. Se Adalfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni? Sono molto rari, ma esistono, sì. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr, però, credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti? Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim? Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Testa, dove è questa montagna? Non lo so, non sono mai stato qui. La pietra deve essere quella. Credevi fosse così facile? No, ma un po' ci speravo. E ora? Fratello, una trappola per i venti di El. Ma dove saranno i venti? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto? Quando eri malato ci siamo procurati la cura a Elheim. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Brock. C'era anche Brock. Ma io...
Ne riparleremo. Muoviti o non ce la fai, fratello. Ah, molto carino. Guardate. Piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli per il padre. Vai. Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dei? Caspita, sì. Moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice.
Ma cosa hai visto nella camera? Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un incontro. Devi pensare ai fallimenti. Wow, sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere vasi. Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i venti. E queste? La mente è più veloce del vento. Dobbiamo usare la testa piuttosto che i piedi. Per me va benone. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo, a causa di Odino. Senti, porta solo la delusione. Ok, non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Le lame erano spaventose. Ehi, sono Skull e Ash, giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il raggio inizierà quando divoreranno sole e luna, vero? Tyr li conosceva. Non so, di sicuro gli stavano simpatici. Sono sul muro della sua camera. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto, forse è un suo dono.
Devi essere pronto. Dietro! Ingegnoso. Yeah.
Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. La runa è libera, ce l'abbiamo fatta. Sì, vediamo cosa tira in serbo per noi. Oh no, protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ecco, ci siamo. Ragazzo, tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora. Come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, fida. Bene, allora. Mira alla faccia. Ah!
Era grosso, ma un'inezia per lui, lei. Niente di speciale. Misero troll. Vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sabbia? Yerd. Siamo vicini alla meta. Siete. Vino lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso? Di uovo marcio. Sarà ancora buono. Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. Andiamo dove vogliamo. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo!